Fai tutto il bene che puoi. Mi piace ispirarmi ai grandi eroi della fede che hanno vissuto negli ultimi secoli. Oggi vorrei incoraggiarti con una citazione di uno degli uomini che mi ispirano maggiormente, John Wesley, 1703-1791. Fai tutto il bene che puoi, con tutti i mezzi che puoi, in tutti i modi che puoi, in tutti i luoghi che puoi, tutto il tempo che puoi, a tutte le persone che puoi, finché puoi. Queste parole mi sfidano e mi accendono per Gesù. Mi fanno pensare a quella preziosa ammonizione dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi. Quanto a voi, fratelli, non stancatevi di fare il bene. Paolo si rivolge anche a questa lettrice di un miracolo ogni giorno che mi ha confidato. Nonostante la fedeltà di Dio, mi rattrista l'indifferenza e la mancanza di comprensione dei nostri cari. Anche mio figlio di 17 anni ne soffre, soprattutto da quando ha perso suo padre, più di 5 anni fa. Questi sentimenti di abbandono, di rifiuto, come se fossimo insignificanti ai loro occhi, pesano su di noi, nonostante il mio desiderio di continuare a benedirli e rimanere benevola e attenta ai loro bisogni. So che questa è la volontà di Dio. Nonostante questo, a volte ho voglia di rinunciare. So che devo resistere allo scoraggiamento e affidarmi al Signore rimanendogli fedele. Forse anche tu ti sei stancato di fare del bene ad alcune persone. Dio lo sa e ti riempie del suo amore e della sua forza, in modo che tu sia disposto a fare del bene a tutti. Galati 6:9-10. Pronto per ogni buona opera. Tito 3:1. Disposto ad aiutare chi è nel bisogno. Prima Timoteo 5:10. Sì, voglio essere una delle persone che hanno dato tutto perché il Vangelo possa essere annunciato al maggior numero di individui. Persone che erano così dedite a fare del bene, a qualunque costo. Ci sono tanti piccoli gesti che fanno la differenza per colui che li riceve, come offrire un caffè, invitare qualcuno a pranzo, dare un passaggio in macchina, prendere tempo per ascoltare, portare un bambino in braccio, tenere la porta aperta e così via. Non ti mancheranno certo le idee, ne son sicuro. Che il tuo zelo si riaccenda oggi. Sii pronto per fare del bene a coloro che ti circondano e che molte persone possano vedere l'amore di Dio dietro ogni tua azione. Non stancarti mai di fare del bene. Grazie di esistere. Eric Selerier.